Non si spiega. Non si può spiegare. Ho solamente detto che l'unica cosa che si può, che ci può, no, tranquillizzare, no, è una parola brutta, però gli ho detto, sai, magari l'unica cosa è che con la sua mamma. Solo questo. Così una mamma ha dovuto spiegare alla sua bambina di 10 anni la tragedia di San Leo. Tantissime le persone che hanno voluto partecipare alla fiaccolata per ricordare Letizia e la sua mamma Marzanna, travolte da un'auto guidata da un ubriaco nella notte maledetta del 31 di gennaio. Bisogna manifestare per queste cose, perché è una vergogna, ecco, che in giro ci sono gente che poi alla resa dei conti non gli fanno niente. Molti coloro che non vogliono nemmeno commentare quanto accaduto, ma la rabbia è palpabile, e allora ci racconta tutto il parroco del paese, che dice più volte la pericolosità di questa strada e di queste zone era stata denunciata. Io spero proprio che questa sia l'occasione buona perché realmente comincino a mettere in sicurezza per la nostra gente questa situazione di transito, che è un transito troppo intenso per lasciare ai bambini, alla gente, un po' di tranquillità di vita, no? Ecco, quindi la situazione, speriamo, io me lo auguro, spero che chi deve sentire abbia sentito e che provveda. Qui non ci sono tante parole da dire, non è un problema di sicurezza stradale, non è un problema di viabilità, è un problema di una persona, se così la vogliamo definire, che non si è comportata assolutamente bene, si è messa alla guida di un'auto sapendo che non era opportuno mettersi alla guida in quelle condizioni. I controlli anche della Polizia Municipale, magari anche proprio sul tasso alcolemico? Quelli verranno fatti, ma purtroppo non si risolve il problema, non possiamo fermare tutte le macchine e pensare che di domenica pomeriggio ci siano persone che vanno in giro con dei tassi alcolemici così elevati, quindi sicuramente il problema non viene risolto in quel modo, se non, secondo me, mediante un po' più di senso civico. Con i bambini in testa, la camminata parte per raggiungere dall'oratorio di San Leo il luogo dell'incidente in via Bellini, e proprio lì una preghiera per Letizia e la sua mamma. Siamo una preghiera alla Madonna per la Letizia e per sua mamma, e chiediamo alla Letizia e a sua mamma che stanno in paradiso, soprattutto la Letizia, che tanti di voi hanno avuto come compagna a scuola, al catechismo, che ci aiuti, ci benedica, soprattutto che converta il cuore di chi è cattivo, che faccia in modo che coloro che poi non sanno controllare ciò che fanno, che almeno si controllino. Chiediamo a Letizia che dal paradiso faccia in modo che queste cose non avvengano più. E da chi una tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle, sulla propria famiglia, ovvero da Maria Antonietta Chiodini, colei che ha dato il là alla cittadella della sicurezza stradale, arriva un appello affinché davvero sulle strade vinca la vita. Quando è morto mio fratello per incidente stradale 23 anni fa, hanno riempito le prime pagine dei giornali dicendo che erano ubriachi, drogati, erano le 3 di notte e uscivano da una discoteca. E non era vero niente, niente di tutto questo. Oltretutto non serve tutta questa rabbia. E anche il fatto che lui sia rumeno, l'altro giorno erano italiani, erano giovani, erano magari anziani, tutti i giorni succedono. Bisognerebbe andare molto più a fondo e capire perché quella persona rumena era ubriaca alle 18 della sera. Io mi piacerebbe, quello che ho fatto io nella mia vita, trasformare quel dolore in un grande dono, in una grande forza, in una grande energia che ti fa dedicare la vita a far sì che a nessun altro accada.
con tutte le tue forze e di non essere sola, di essere in tanti. E lo dico a lui che ora in questo momento è nella disperazione più cupa. La nostra è una famiglia aperta, se vuole venire insieme a noi, e noi abbiamo bisogno di tanti alleati. Adesso non ci provo neanche ad andare a trovarlo, perché io ci ho messo 10 anni a poterne parlare senza avere una crisi isterica di Daniel che era andato via, per cui mi immagino lui in che condizioni è. Però se vorrà venire insieme a noi fa tanto bene fare del bene, cercare di impedire, di salvare vite piuttosto che pensare a una vendetta personale, a linciare e a far morire una vita.